Ancora una mattinata con il ciclismo giovanile in provincia di Firenze. Dopo le tre gare a San Bartolo a Centoia, ecco il tradizionale appuntamento a Pontassieve, grazie all'Aquila Ganzaroli di Ponte Aema, presieduta da Renato Masini. E con queste due gare per esordienti che aprono il programma, inizia anche il quinto Memorial Tommaso Cavorso, una challenge per ricordare il giovane morto nell'agosto del 2010 investito da un furgone durante un allenamento. Saranno sei le prove quest'anno per il Memorial Tommaso Cavorso, che lo ricordiamo è patrocinato dalla provincia di Firenze ed è stato indetto promosso dall'Aquila di Ponte Aema. Questa la prima prova a Pontassieve, poi il 1 maggio a Luco, il 10 maggio a San Bartolo a Centoia, il 31 maggio a Filline, il 2 giugno a San Casciano Val di Pesa, il 27 settembre la sesta ed ultima prova a Vicchio organizzata dalla ciclistica Val di Sieve. Questi dunque gli appuntamenti del Memorial Tommaso Cavorso. È presente il papà di Tommaso, Marco, che poi al termine delle due gare farà indossare le speciali maglie ai due vincitori della gara di Pontassieve. 90 gli atleti per quanto riguarda gli esordienti del primo anno, dei 98 iscritti per questa gara che si svolge sulla distanza di 24 km. 12 infatti i giri in programma di questo anello interamente pianeggiante di 2 km. Ritrovo presso lo stadio comunale di Pontassieve, vengono interessate alla gara il viale Anoi e via Lisbona, dove è posto il traguardo per quanto riguarda gli esordienti del primo e del secondo anno e poi la terza prova, quella riservata alla categoria allievi. Si corre anche grazie al patrocinio del comune di Pontassieve, ma qui vogliamo ricordare anche l'associazione dei donatori di sangue Croce Azzurra di Pontassieve, poi anche l'Aido. In palio anche la coppa donatori di sangue, la coppa Croce Azzurra e quindi le coppe Mario Pratesi, Mario Corsini, Giuseppe Pezzotti e Mario Masieri. Questa è la prima gara di questo intenso programma, di questa mattinata, con ben 250 concorrenti complessivamente impegnati. Un impegno, abbiamo detto, tradizionale che è stato ancora una volta onorato dall'Aquila di Ponte Aema. Siamo nel corso del terzo giro, dopo aver visto le immagini di apertura di questa gara, ed il gruppo è ancora compatto e andatura tranquilla. Al via le formazioni dell'Aquila Ganzaroli, che naturalmente apre le iscrizioni a questa gara, poi la Butese, la Pratese 1927, la Via Nuova, la San Cascianese Ciclismo, l'Arezzo Bike, il Velo Club Scuola Ciclismo di Empoli, la Pozzarello, la Nestor Sea Marsciano, la San Miniato Ciclismo Banca di Cambiano, la Coltano Grube, il Team Stradella, la Gastone Nencini, l'Iperfinice, la ciclistica San Miniato Santa Croce sull'Arno, che è anche la formazione più numerosa presente a questa gara, poi la Polisportiva Mille Luci GM, la Monte Carlo Ciclismo, il Team Ziraf, la Mobilieri Ponsacco, il Team Valdinievole, la SCAT, il Club Ciclo Appenninico 1907, la Castelfiorentino Banca Cambiano, la Campi Bisenzio, la Fosco Bessi Calenzano, l'Unione Ciclistica Casano e la Fidenza Trecolli. Abbiamo citato la Campi Bisenzio e allora per quanto riguarda questa società al via due rappresentanti femminili, così come anche il Club Ciclo Appenninico 1907, il Team Ziraf, insomma ci sono anche le donne per quanto riguarda questa manifestazione, che intanto continua ad essere tranquilla, nel senso che non ci sono stati allunghi, siamo già al quinto giro dei 12 in programma per un totale di 24 km. E allora noi andiamo a ricordare gli sponsor di questa manifestazione, ad iniziare da Ganzaroli, poi la Croce Azzurra, Crini Natalino Macelleria, Istris Officina CB, l'AER Ambiente Energie Risorse, la Cuoieria Fiorentina, il Panificio Pasticceria Ballerini. A tutti va naturalmente il ringraziamento della società
società organizzatrice con il suo presidente Renato Masini e i suoi collaboratori. Intanto si è verificata anche una caduta, lo avete visto nella seconda parte del gruppo, e c'è anche questo allungo da parte di Daniele Frius della San Miniato Ciclismo Banca Cambiano, contrassegnato con il numero 30, il quale ha preso un leggerissimo margine di vantaggio, ma lo segnaliamo volentieri perché anche il primo tentativo che si registra in questa quinta edizione del Memorial Tommaso Cavorso, 14° trofeo Croce Azzurra. A proposito della Croce Azzurra, vogliamo segnalare l'impegno di questa Onlus Pubblica Assistenza di Pontassieve attraverso l'Associazione dei Donatori di Sangue e poi naturalmente tutte le altre iniziative che vengono promosse, vengono svolte dalla SMS Croce Azzurra Onlus Pubblica Assistenza di Pontassieve. Gruppo che è tornato compatto dopo l'allungo che si era verificato ad opera di Daniele Frius della San Miniato Ciclismo Banca Cambiano, e siamo al settimo giro, situazione di gruppo compatto. È aumentata però leggermente l'andatura, intanto con il numero 72 abbiamo Mattia Bolognesi che è della SCAT di Forlì, si è allungato il gruppo proprio per l'aumento della velocità. Quello inquadrato invece con il numero 23 è Mastrangelo dell'Arezzo Bike, che va a riprendere il battistrada, e i due transitano dalla zona dove è posto il traguardo, contrassegnato dall'arco Ganzaroli, mentre il gruppo sta rinvenendo decisamente. Il primo a farlo è l'atleta della Butese Gabriele Del Corso con il numero 11 che si porta in testa, ma altri atleti stanno arrivando, ad iniziare dal numero 49 ed è, attenzione, Tommaso Dati, diciamo attenzione perché in due gare questo tredicenne ha già ottenuto una vittoria ed un secondo posto e quindi è sicuramente tra i favoriti di questa gara, di questa quinta edizione del Memorial Tommaso Cavorso, trofeo Croce Azzurra riservata agli esordienti del primo anno. Si torna a gruppo compatto dopo gli allunghi che ci sono stati, ad iniziare da quello dell'esponente della SCAT di Forlì, mentre con l'immagine ora siamo sulla coda in pratica del gruppo, siamo nel corso dell'ottavo giro, ne mancano ancora quattro alla conclusione, numerosi gli sportivi presenti in questa mattinata che alterna cielo coperto a qualche spiraglio di sole, soffia anche un discreto vento, comunque fino a questo momento gara tranquilla, qualche allungo prontamente rientrato con il numero 24 Paolo Cecora, Veloclub Scuola Ciclismo di Empoli, a chiudere il gruppo stesso che stiamo seguendo in questa tornata che è l'ottava. A seguire la gara degli esordienti del secondo anno su 15 giri e poi 25 giri per quanto riguarda la categoria allievi, e ora nuovamente il passaggio dalla zona del traguardo, vediamo con il numero di gara 46 Elia Bianchi della ciclistica San Miniato Santa Croce, e con il numero 83 e la maglia della Fosco Bessi di Calenzano invece Niccolò Barba. Arriva anche con il numero 38 Fruzzetti, attenzione anche a questo atleta, ha già vinto in questa stagione, ha già ottenuto un secondo posto, Alessandro Fruzzetti del team Stradella di Massa. Torna comunque una certa tranquillità, Butese, ciclistica San Miniato Santa Croce, Stabia, la formazione del gruppo sportivo Iperfinish che è legata appunto al gruppo sportivo Stabia, il team Stradella nelle prime posizioni, ecco anche gli atleti dell'Aquila Ganzaroli con il numero 3 Riccardo Vivoli, queste le prime posizioni per quanto riguarda il gruppo che peraltro continua a restare compatto quando siamo ormai praticamente a 6
6 chilometri dalla conclusione. Queste immagini vi arrivano dal traguardo, inizierà l'ultimo giro quando i corridori appunto taglieranno nuovamente la linea del traguardo, quindi ancora 2 chilometri ed eccolo il passaggio al suono della campana. Se ne sono andati 11 giri, manca il 12esimo per questa gara valevole come prima prova della Challenge Tommaso Cavorso. Su 6 prove anche quest'anno la famiglia Cavorso ha voluto istituire assieme all'Aquila Ganzarolo di Ponte Aema, con il patrocinio della provincia di Firenze, questo speciale premio a ricordare Tommaso Cavorso. Lanciato lo sprint è Lorenzo Peschi in testa, sta uscendo in questo momento, però anche Tommaso Dati, c'è anche Fruzzetti, sulla sinistra è Peschi, ma al centro sta uscendo Dati ed è Dati che riesce ad avere la meglio nei confronti di Fruzzetti, poi Peschi, Fattorini, Favetti, Budei, Moriconi, Arzilli, Ostolani e Piccinini. Seconda vittoria stagionale dunque per Tommaso Dati, tredicenne della San Miniato Santa Croce sull'Arno, aveva iniziato lo sprint il suo compagno di squadra Peschi, che poi ha ottenuto il terzo posto, mentre sulla ruota di Dati c'era Alessandro Fruzzetti, che ha lottato con il vincitore fino all'ultimo, conquistando il secondo posto. Alessandro Fruzzetti secondo sul traguardo, rimasto nel mezzo al panino dei due atleti della San Miniato Santa Croce. Non ce n'è stato per nessuno? No, loro è normale, hanno fatto una bellissima corsa, Tommaso va molto forte. Però io sono da solo e ho fatto il possibile. Complimenti lo stesso, bravo. Tommaso Dati il vincitore. Allora, eri nei nominativi pronosticati prima della partenza e hai rispettato il pronostico. Sì, è stata molto dura oggi questa gara e soprattutto in volata, che sono arrivato al fotofinish con Alessandro. E però prima il mio compagno di squadra ha provato ad allungare, però siccome l'abbiamo raggiunto, ho provato anche io a fare la volata. Un perfetto lavoro di squadra. Sì, siamo stati ottimi oggi. Terzo, Lorenzo Peschi, compagno di squadra del vincitore, l'ha detto anche il vincitore stesso, avevi provato ad uscire gli ultimi 300 metri, non ce n'è stato per te e alla fine però hai mantenuto una terza posizione importante. Sì, ho provato ad anticipare la volata ma non ce l'ho fatta, però va bene lo stesso perché mio compagno Tommaso è riuscito a superare in volata Alessandro e siamo riusciti a fare un bellissimo lavoro in squadra, primi e terzi. Ed eccolo il direttore sportivo. Allora, Pontassieve ti porta bene, già in altre occasioni avevi conseguito buoni risultati, quest'oggi primo e terzo in questa gara riservata agli esordienti del primo anno, te lo aspettavi? Io non è che mi aspettavo la vittoria, ci speravo, però siccome è un bel gruppo, vanno d'accordo e quando in un gruppo vanno tutti d'accordo arrivano i risultati da soli. Complimenti e buon lavoro. Complimenti dunque alla ciclistica San Miniato Santa Croce sull'Arno, al suo direttore sportivo Salvatore Palumbo, che abbiamo ascoltato assieme agli atleti nelle interviste del collega Stefano Galli, e con le immagini di questo quinto Memorial Tommaso Cavorso, 14° trofeo Croce Azzurra. Siamo alla partenza per quanto riguarda la categoria esordienti del secondo anno. Anche qui qualche rappresentante femminile, 15 giri in programma, poco meno di 80 i partenti a confermare il successo di questa gara grazie alla Ganzaroli, alla Croce Azzurra, Crini Natalino Macelleria, Istrix Officina CB, AER Ambiente Energie Risorse, Coeria Fiorentina, Panificio Pasticceria Ballerini, che sono gli sponsor ufficiali di questa bella rassegna giovanile sul circuito in Val di Sieve. Siamo a Pontassieve con l'organizzazione dell'Aquila Ganzaroli ed il patrocinio del comune di Pontassieve. Si ricorre anche per le coppe Croce Azzurra, donatori sangue, donatori organi, Mario Pratesi, Mario Corsini, Giuseppe Pezzotti e Mario Masieri. Questo per quanto riguarda queste gare riservate agli esordienti. Poi ci sarà in palio il Gran Premio Ganzaroli per la categoria allievi. Dunque avvio per gli esordienti del secondo anno in questa manifestazione
è un momento naturalmente di avvio dell'annata 2015 per la categoria esordienti. Questa è la terza gara in assoluto, fino a questo momento sono stati in maniera ripetuta protagonisti gli atleti della ciclistica San Miniato Santa Croce per quanto riguarda il primo anno, ma anche quelli del team Stradella con Alessandro Fruzzetti. E intanto eccoci al primo tentativo protagonista con il numero 71, Emanuele Giusti della Fosco Bessi MCD Pagliaccia di Calenzano, che guadagna 50 metri. Questo è il primo tentativo in questa gara esordienti del secondo anno, 30 chilometri complessivi. Non ci sono difficoltà su questo circuito in Val di Sieve, mentre vediamo Giusti, l'autore di questo tentativo. Avete visto dall'immagine come gli organizzatori abbiano naturalmente protetto i punti ritenuti pericolosi lungo il circuito attraverso le protezioni che sono state appunto installate. Un'organizzazione impeccabile, puntuale, efficace, quella dell'Aquila Ganzaroli, grazie ai suoi dirigenti. Intanto con il numero 3 ecco Cristian Sitera dell'Aquila Ganzaroli, poi con il numero 38 invece avete visto inquadrato Draghi dell'Arezzo Bike, che arriva con il numero 15 anche Rossi, Valerio Rossi della Butese, poi abbiamo con il numero 24 anche l'esponente della Polisportiva Mille Luci GM Samuele Petri, ma a questo punto tutto quanto il gruppo ha annullato definitivamente gli attacchi che c'erano stati in testa al gruppo, ad iniziare da quello portato dall'esponente della Fosco Bessi di Calenzano, Emanuele Giusti, e allora tutto da rifare. Vediamo in questo momento con il numero 7 Iuri Del Mancino del team Stradella di Massa, poi con il numero 1 Vieri Giusti, ricordiamo l'Aquila Ganzaroli ha schierato Vieri Giusti, Paolo Lepri, Cristian Sitera e Mattia Benedetti per quanto riguarda questa gara del secondo anno, mentre nel primo anno per la società organizzatrice erano in gara Giorgia Catarzi, Pinton, Vivoli, Morelli, Gimignani e Filippini. Siamo nel corso del quinto giro, vediamo intanto questo tentativo di fuga operato da Ceragioli del team Stradella e poi con la maglia della Monte Carlo Ciclismo, Pizzeria Rusticanella Domenichini, e lo avete visto in quadrato qualche istante fa, Leonardo Pollastrini. Questi due attaccanti, eccoci al passaggio dalla zona del traguardo in questo momento, con vantaggio minimo per i due attaccanti che sono condotti da Thomas Ceragioli del team Stradella, una bella società quella massese, che ha avuto con Alessandro Fruzzetti il secondo posto nella gara precedente, quella del primo anno, mentre ora a fare l'andatura abbiamo Pollastrini della Monte Carlo. Accordo buono, ma intanto un altro paio di atleti si stanno avvicinando a coloro che stanno comandando la gara. Vediamo di chi si tratta. Intanto con il numero 40 abbiamo Bartolini, che è della Nestor Scea Marciano, con il 49 invece Trivigno, che è del Club Ciclo Appenninico 1907 di Borgo San Lorenzo. 4 ora dunque gli atleti al comando, gruppo soltanto ad una trentina di metri, quindi fuga destinata ad essere neutralizzata. E intanto se ne sono andati già la prima dozzina di chilometri previsti, se ne sono andati già i primi 12 chilometri previsti e dei 30 in programma per quanto riguarda questa manifestazione riservata agli esordienti del secondo anno. Tornano ad attaccare Guido Draghi dell'Arezzo Bike e l'atleta della San Cascianese Ciclismo, Lapo Manni, numero 35, questi i due atleti che in questo momento stanno cercando di dar vita ad un nuovo tentativo di fuga. Come si può vedere da queste immagini, siamo già praticamente a metà corsa, è più movimentata questa gara degli esordienti del secondo anno rispetto a quella precedente, firmata poi da Tommaso Dati su Alessandro
Alessandro Fruzzetti e su Lorenzo Peschi, che non ha proposto tentativi di una certa consistenza. Qui almeno c'è più vivacità, vediamo sempre Draghi impegnato in questo suo attacco mentre si sta rialzando il suo compagno di fuga Manni della San Cascianese Ciclismo. Affrontano una delle poche curve presenti su questo anello, praticamente si tratta di un anello che presenta lunghi rettilini, quello di via Lisbona, quello di viale Hanoi, mentre continua nella sua azione il corridore della Appartamenti Arezzo Bike, che è stato il promotore dell'attacco. Draghi subito prontamente ripreso da Manni, ma anche per lui ormai sta terminando il tentativo di fuga. E allora vediamo con il numero 63 in questo momento Marco Cecchi del team Valtinievole, non ha ancora vinto questo bravissimo 14enne, ma ha ottenuto due ottimi piazzamenti e lo vediamo inquadrato in questo suo allungo, in questo suo tentativo di fuga. Oggi a questa gara è tornato a gareggiare anche il suo compagno di squadra Crescioli, che invece non era presente a San Bartolo a Cintoia. Rammentiamo Crescioli perché è stato l'anno scorso un grande protagonista nella categoria degli esordienti del primo anno, ora appunto milita come esordiente del secondo anno, e intanto il suo compagno di squadra Marco Cecchi è partito all'attacco, ha guadagnato qualche decina di metri nei confronti del gruppo, gruppo che vediamo in questo momento. Con il numero 51 abbiamo Venturini, un altro dei favoriti di questa prova, già vittorioso a Casabonello in questa stagione. Con il numero 47 è Colferai del club ciclo appenninico di Borgo San Lorenzo, sempre nelle prime posizioni comunque anche Alessandro Venturini, mentre anche con il numero 29 Pozzolini della Coltano Grube, che in questo momento va a fare l'andatura dopo il tentativo di Marco Cecchi. Quindi è tornata una certa tranquillità, sale anche Crescioli, lo avete visto, il tentativo dunque per quanto riguarda l'atleta del team Valdinievole. Naturalmente Crescioli sta cercando di coprire il tentativo di fuga da parte dell'esponente del team Valdinievole, che ha soltanto pochi secondi di vantaggio, ma che naturalmente ha mostrato generosità e impegno. 12 giri che sono stati percorsi, 3 quelli che mancano ancora al termine della prova. Marco Cavorso, il papà di Tommaso, ad assistere a questa gara e poi farà indossare la maglia della Challenge che ricorda suo figlio. Gruppo compatto, ma si susseguono ancora gli scatti quando mancano 6 giri alla conclusione. Ora vedremo il passaggio quando ne mancheranno 4 alla termine della prova, quindi saremo all'inizio dell'ultimo giro. Noi ricordiamo ancora la Ganzaroli, Croce Azzurra, Istris, Officina CB, Crini Natalino Macelleria, AER, Ambiente, Energie, Risorse, Coeria, Fiorentina e Panificio Pasticceria Ballerini come gli sponsor di questa manifestazione, di questa rassegna giovanile. Intanto quando siamo al suono della campana, ancora allunghi Crescioli a guidare il gruppo per cercare di neutralizzare gli ultimi attacchi, e allora andiamo ad assistere alla conclusione di questa gara riservata agli esordienti del secondo anno, con tanti sportivi presenti. Stanno ormai arrivando le varie auto e moto di servizio, quella di apricorsa messa a disposizione dalla società organizzatrice, e questo lo sprint finale di questa gara. Vediamo una maglia del team Valdinievole, quella di Marco Cecchi, c'è anche Venturini sulla sinistra della Iperfice, poi anche Pisani, ma davanti a tutti resiste Cecchi e va a vincere. Cecchi, poi Venturini, Pisani, Pozzolini, Del Mancino, Crescioli, Rossi, Colferai, Occhini e Panini. Dopo 2 piazzamenti nei primi 5 arriva la prima vittoria per Marco
Marco Cecchi del team Val di Nievole, che è riuscito a contenere il tentativo di rimonta alla sua destra di Venturini, secondo con la maglia della Iperfinice, terzo invece con quella della Monte Carlo Ciclismo Alessio Pisani. Marco Cecchi, il vincitore della gara del secondo anno per gli esordienti. Allora Cecchi, sicuramente una grande prestazione tua, ma anche del resto della squadra, e alla fine è venuta fuori anche la vittoria. Sì, c'è stato l'aiuto del mio compagno di squadra Giuseppe Criscioli. È stata una gara molto combattuta, con qualche fuga. Ho preso bene la volata e ce l'ho fatta a vincere. Complimenti, sì, abbiamo visto per tutta la durata della gara le vostre maglie davanti ma anche in fondo, perché Criscioli ha avuto un problema, immagino meccanico, e è riuscito a rientrare e poi avete dato vita a un finale entusiasmante. Sì, ha avuto questo problema meccanico, ha rischiato di cascare anche qualche volta, però grazie a lui mi ha tirato l'ultima fuga e sono riuscito a rientrare. Complimenti. Il secondo sul traguardo a Pontassieve, Alessandro Venturini, Iperfinish. Allora Venturini, volata, ma non c'era niente da fare? Siamo arrivati in volata, purtroppo, sul rettilineo dell'arrivo. Prima dell'ultima curva hanno fatto un bel buco, perché è stata una corsa dura, i ragazzi non ce la facevano più. E hanno fatto il buco, ho volato, ho provato a rimontarlo, ma è stata veloce e non ce l'ho fatta a riprenderlo del tutto. Alessio Pisani, terzo sul traguardo di questa gara per gli esordienti. Allora Alessio, cosa ti è mancato? Un po' lo spunto finale. A un chilometro è partito una piccola fuga di quattro persone, ci sono entrato, in volata siamo arrivati tutti lì e mi è mancato un po' lo spunto. E dunque Tommaso Dati e Marco Cecchi, due vincitori nella categoria esordienti, hanno indossato le maglie di leader della Challenge. Tommaso Cavorso è stato il papà di Tommaso Marco che le ha fatte indossare, mentre con le immagini siamo alla partenza della categoria lievi. Ricordiamo la prossima prova del Memorial Tommaso Cavorso, primo di maggio a Luco di Mugello. 100 gli allievi al via che hanno preso la partenza qualche istante fa con il colpo di fischietto del giudice arrivo Bruno Batelli, mentre sono Gianni Cantini e Giovanni Sarti, direttori di gara di questa manifestazione allestita dall'Aquila Ganzaroli. E qui si corre per il Gran Premio Ganzaroli, ma vogliamo ricordare anche Cosi Auto, 02 Arredamenti, OMS, Minuterie Metalliche, Christian Borse, la Coalfer, Taddei e Calcinai, Autocarrozzeria Prosperi, Vestri Piero, Terruso Officina, Cooperativa L'Orologio, Pelletterie Rosano, Biocosmesi e poi Kelly, Fanizza Group, la Coop Agricola Montalbano. Questi altri sponsor di questa bella rassegna, con 250 concorrenti complessivamente nelle tre gare, le due che si sono già disputate e quella in corso di svolgimento che ha appena preso il via. 25 i giri da percorrere, 50 i chilometri in programma per questa rassegna, primo impegno organizzativo della stagione per l'Aquila di Ponte Aema, ma ce ne saranno altri nel corso della stagione, come avremo modo di ricordare anche in altre occasioni. Si fanno vedere gli atleti della Pozzarello in questi primi chilometri, poi anche quelli dell'Unione Ciclistica Aretina, ad iniziare da Rubens Rosini, ma è un tentativo che ha brevissima durata perché il gruppo si va ricompattando, come si vede da questa immagine, quindi di nuovo tutti assieme, ma l'andatura rimane sempre attorno ai 42 orari, quindi c'è stata questa partenza veloce di una gara che si è avvalsa anche dell'opera del comune di Pontassieve attraverso il patrocinio, ma poi anche quello dell'associazione dei donatori sangue Croce Azzurra Pontassieve Onlus, quindi vediamo un nuovo attacco, e questa volta a proporlo è Davide Ballerini, numero 4 dell'Aquila Ganzaroli di Ponte Aema, Cicli Formigli quest'anno per la formazione che è guidata da Siro Gavilli, e lo vediamo in questo momento impegnato, ma anche l'attacco di Ballerini praticamente non ha seguito perché il gruppo si riporta prontamente su di lui e quindi
nuovamente tutto da rifare anche dopo questo ennesimo attacco che c'è stato, mentre vediamo con il numero uno Stefano Cosma, che non ebbe fortuna per una caduta sul circuito di San Bartolo a Cintoia 7 giorni fa, comunque nessuna conseguenza, lo vediamo già impegnato anche in questa competizione. Anche gli atleti del Veloclub Seano One, naturalmente attesa per la presenza di Lorenzo Cataldo, un protagonista di spicco, già 2 le vittorie ottenute nel corso di questa stagione, oltre ad un terzo posto per il corridore pratese, quindi sicuramente uno dei favoriti di questa gara che ci propone ancora il gruppo compatto dopo circa una 15 chilometri di gara. Intanto sì, la fisionomia non cambia, ora siamo praticamente al 9° giro e nuovamente vediamo in questo momento un nuovo tentativo di fuga, un nuovo attacco che sta nascendo. In questo momento il vantaggio comunque è per minimo per quanto riguarda appunto la coppia al comando, mentre vediamo sono una 20ina di metri, gli atleti della Monte Carlo Rusticanella portano nuovamente il gruppo sui battistrada, quindi torna nuovamente gruppo compatto. Ancora una volta la situazione quindi non cambia per il momento, e fino a questo momento i tentativi di fuga non hanno avuto che una durata brevissima, ora l'andatura abbastanza tranquilla rispetto invece al ritmo notevole che c'è stato nei primi chilometri di questa competizione. Quinta edizione per quanto riguarda il Gran Premio Ganzaroli, una gara questa tradizionale della primavera ciclistica, naturalmente c'è stato l'impegno da parte di tutti affinché la manifestazione avesse quel successo che indubbiamente meritava, mentre continuano a sganciarsi dal gruppo, o almeno cercano di farlo diversi atleti, abbiamo provato anche Farnesi, anche Gazzellini, ora c'è nuovamente all'attacco un terzetto, vedremo se avrà più fortuna rispetto ai precedenti tentativi di fuga. Per il momento comunque l'accordo sembra essere buono, vediamo Morina della Monte Carlo Ciclismo, poi l'atleta anche della formazione della ciclistica Cecina, vediamo con il numero 33 di gara, quindi ora nuovamente accordo abbastanza buono per quanto riguarda il quartetto al comando, gruppo che sta in questo momento ritornando sotto. Gli atleti naturalmente della formazione livornese a controllare la reazione del gruppo, c'è stato tra l'altro un ottimo piazzamento per quanto riguarda Santucci proprio nella gara di San Bartolo a Cintoia con il secondo posto, mentre vediamo ancora una situazione piuttosto equilibrata, incerta e fluida, perché continuano ad essere tutti assieme gli atleti nonostante questi tentativi di fuga che appunto caratterizzano questo Gran Premio Ganzaroli. Ricordiamo anche la Croce Azzurra, Crini Natalino, Macelleria, AER, Ambiente, Energie e Risorse, Coeria Fiorentina, Panificio, Pasticceria Ballerini, Istris, Officina CB. Siamo ormai a 5 giri dalla conclusione, tutti gli attacchi dei quali abbiamo documentato soltanto in parte, naturalmente alcuni hanno avuto brevissima durata, e quindi quando mancano 10 chilometri alla conclusione praticamente ancora il gruppo viaggia compatto. Ora siamo invece a 4 giri dalla conclusione, e situazione che rimane sempre la stessa, vediamo che sono ancora davvero in tanti a formare il gruppo di testa, ben 180 di atleti, poco
pochi coloro che hanno perso contatto, si transita sul rettilineo di arrivo e attendiamo il nuovo passaggio quando mancano tre giri alla conclusione. Vedete gli striscioni, gli sportivi già ormai in zona arrivo ad assistere alle fasi conclusive di questa prova. Anche il gioiello di Firenze tra gli altri sponsor della manifestazione, d'altra parte ormai da molto tempo l'Aquila Ganzarol di Ponte Aema ha dei fedelissimi sponsor, degli amici che contribuiscono non poco all'attività delle squadre e anche in campo organizzativo. Siamo al passaggio in pratica all'ultimo giro, suona la campana, inizia l'ultimo giro in questo momento, quindi 2 chilometri al termine di una prova senza storia, con il gruppo costantemente compatto, quindi siamo all'epilogo. Sono diversi velocisti, vedremo come si comporteranno i vari Cataldo, c'è anche Magli del Nista, anche Ciucci che ha già vinto Peschiera la macchina di inizio gara, e quindi siamo allo sprint conclusivo. C'è una maglia proprio della Monte Carlo, Rusticanella davanti a tutti, è quella di Peschiera, cerca Magli di uscire fuori, è alla ruota l'atleta della San Miniato Ciclismo, ma Peschiera resiste e va a vincere. Peschiera, Magli, Cataldo, del Nista, Ciucci, quindi Meucci, Bartalucci, Barbagli, poi anche Giachi e Nenci. Questo dunque è l'ordine d'arrivo. Simone Peschiera della Monte Carlo a segno davanti a Magli, terza posizione invece per Lorenzo Cataldo. Simone Peschiera, quando la gara ha preso le pieghe della vittoria in volata, tutti hanno pronosticato il tuo nome, ma non è facile rispettare il pronostico. Sì, abbiamo fatto penso una stupenda gara, abbiamo riuscito a mantenere il gruppo compatto, i miei compagni hanno lavorato fino alla fine, agli ultimi due giri siamo riusciti a formare il treno e abbiamo tenuto la testa dell'ultimo giro fino alla volata. Senti, questa vittoria quest'oggi qui a Ponte Aseve, domenica avete una gara che organizzate voi, cosa può preludere? Ma penso che daremo il massimo, visto che giochiamo in casa, però riusciremo a vedere solo come andrà la domenica. Simone Peschiera, primo classificato, al secondo posto Filippo Magli, se non vado errato Ponte Aseve in qualche modo ti aveva già visto protagonista negli anni passati. Sì, già il secondo anno di fila che arrivo secondo, l'anno scorso dietro a Sali che era il velocista più forte, quest'anno dietro Peschiera. Dietro a Peschiera che anche lui è fortissimo. Senti, allora cosa significa? Devi tornare un terzo anno per vedere di sfatare questa tradizione? Si spera, già vinsi da esordiente primo anno. Comunque oggi la squadra è stata perfetta, siamo sempre stati davanti. Poi gli ultimi giri a Monte Carlo aveva più uomini e hanno fatto il treno e sono stati più forti. Una domanda cattiva, se la squadra è stata perfetta è mancato qualcosa a Magli? È mancato qualcosa a me nel finale, cioè più che altro ha avuto qualcosa in più Peschiera, perché si sapeva che era uno dei più forti velocisti e l'ha dimostrato. Complimenti. Lorenzo Cataldo, terzo sul traguardo, ma con questi due non c'era proprio niente da fare? No, c'è stata la caduta un po' a metà circuito e lì ho perso due posizioni. Sono arrivato alla curva, all'ultima curva, a 300 metri all'arrivo, hanno fatto il buco, ho cercato di rimontare il più possibile. Il fisico da velocista non ti mancherebbe? A fare un'invernata dura è venuto il fisico, ci ho fatto a formare un po' di più il fisico. Complimenti, ti dico la verità, ho chiesto a Ciuffardi chi poteva vincere e Ciuffardi mi ha detto vince Peschiera, questo è un arrivo adatto a Peschiera. Pronostico rispettato. Sì, puntavamo su di lui oggi, domenica ha vinto Diego Ciucci e si sono aiutati, nel finale Peschiera aveva fatto il gioco per lui, oggi era giusto che gli fosse ricambiato il favore. Avete vinto domenica scorsa, avete vinto quest'oggi, domenica prossima avete una corsa in casa, e allora questo cosa può significare per voi? La corsa in casa, come tutti si sa, è una corsa che tutti sperano di vincerla. Non è facile, perché essere profeti in casa non è facile, però negli ultimi anni ci è andato abbastanza bene. Ora domenica vedremo, ci sono anche gli avversari e faremo la corsa di conseguenza a loro. Allora, Monte Carlo Ciclismo, vittoria domenica scorsa, vittoria quest'oggi, meglio di così, diciamo, la stagione non si poteva avviare.
Sì, seconda la prima gara, già a Monte San Quirico, stiamo andando per il meglio, diciamo. A domenica abbiamo l'appuntamento nostro. Ecco, l'ho già chiesto al corridore, l'ho già chiesto al direttore sportivo, dice non è facile essere profeti in patria, hanno messo un po' le mani davanti. Ma alcune volte lo siamo stati, speriamo che anche domenica prossima di esserlo, via. Comunque veramente sta andando benissimo, meglio di così, anche nelle esordienti. Siamo andati a scalare oggi, la prima gara abbiamo fatto il quinto, la seconda al terzo, detto, bisogna migliorare. E abbiamo migliorato. Quinto, terzo, primo, tutti dispari, perfetto. Renato Masini, presidente Aquila, Carlo Boni, assessore allo sport del comune di Ponte a Sieve, una gran bella mattinata di ciclismo. Renato, sei contento? Io penso di sì, dopo tanti sforzi, sacrifici, impegno. Ringraziamento deve andare prima di tutto al comune, ai vigili, alla Croce Azzurra e a tutti i miei collaboratori, perché senza di loro non si farebbe niente. Durante la mattinata ho detto che l'Aquila da anni ormai ha spostato una parte del suo quartier generale per quanto riguarda le competizioni che allestite qui a Ponte a Sieve. Si è evidente che avete trovato rispondenza. Ma sicuramente, anche perché l'ha visto un circuito bello, tranquillo, sicuro. E poi ha visto con la collaborazione del comune e la polizia municipale, voglio dire, la cosa è, credo sia riuscito bene. Ci sono state alcune cadute, però d'altra parte, ecco, l'importante è che tutto si risolva in migliori modi. Carlo Boni, l'assessore allo sport, ha sentito le parole del presidente dell'Aquila, non possono far che piacere. Sì, per noi è veramente un piacere mettere a disposizione un circuito anche rinnovato dall'ultimo intervento che l'amministrazione ha fatto per la riqualificazione via Lisbona. Un circuito molto bello, come diceva giustamente Renato, un circuito che vede ospita tante società sportive, società che portano avanti uno sport come quello del ciclismo, che ancora trasmette passione, trasmette trasporto, e le tante presenze, le tante persone sul traguardo lo dimostrano. E questa Seano è la solita cena per cercare di allestire una competizione di prestigio, una classica come la Coppa Giulio Burci. E ogni anno c'è sempre un grande personaggio del giornalismo, Gianni Mura lo scorso anno, quest'anno invece abbiamo Marco Pastonesi, firma della Gazzetta dello Sport. Marco, un ritrovo davvero familiare che soltanto il ciclismo sa regalare. Soltanto la Toscana sa dare, perché il ciclismo in Toscana ha il suo cuore, la sua anima, il suo spirito, io dico anche la sua filosofia, è la sua terra. Io ogni volta che vengo qua mi si allarga il cuore, perché c'è una passione, una familiarità, un affetto e commovente, ecco, e quindi sono felice. Ciclismo toscano, nel momento in cui si stanno svolgendo le ultime classiche al nord, non manca molto al Giro d'Italia. Com'è stato questo avvio di stagione, Marco? Ma è bello, è interessante, a me è piaciuto, mi ha divertito, grandi segnali dagli azzurri. Certo, la vittoria di maggior prestigio è quella di un 38enne inossidabile, immortale come Luca Paolini, però tanti segnali anche da giovani velocisti, da giovani attaccanti, e io penso che il lavoro che si sta facendo comincia a dare buoni risultati, e quindi adesso poi al Giro d'Italia vedremo, insomma, sarà il banco di prova e di gloria, ecco, dei nostri corridori. E a proposito dei nostri corridori al Giro d'Italia, il nome che si fa è quello di Aru. Sì, io quest'anno non l'ho ancora incrociato, lui ha corso poco, lo vedrò al Giro del Trentino, e quella è una grande occasione per testarsi lui e per ritrovarlo, per riconoscerlo, per e riavvicinare Aru. Aru è un ragazzo in gambissima, ha una bella testa oltre che belle gambe, un bel cuore, è serio, è forte, è puro, mi piace molto. Marco, per concludere invece un altro aspetto, non è lontano nemmeno il giorno in cui, almeno si dice, l'Unione Ciclistica Internazionale dovrebbe decidere su questa incredibile storia dell'Astana. Davvero un modo di comportarsi al di fuori delle righe questo. Senti, io sono perplesso, non so veramente trovare le parole per spiegare la situazione. So che certe cose succedono
dappertutto, ma a volte nel ciclismo suonano addirittura più paradossali. Speriamo che il buon senso abbia ragione, perché va bene la lotta, no, al doping e alle trasgressioni anche amministrative, eccetera. Però con buon senso, non si tratta, bisogna colpire i colpevoli, non gli innocenti, ecco. E Aru e Nibali e molti corridori sarebbero vittime, capito, di altri, ecco, non sarebbe giusto. Siamo con Marco Fuochi, è tra gli organizzatori di questa serata particolare, ne parlavamo anche con il collega Marco Pastonesi, una serata, una cena che ha uno scopo preciso, Marco. Sì, lo scopo è quello di cercare di riportare su queste strade la Coppa Burci, una gara che famosa ormai in questo territorio, che già da un paio d'anni è stata riproposta a livello juniores, e noi volevamo di riproporla a livello dilettante. Il vostro intendimento è soprattutto quello di coinvolgere le due amministrazioni comunali, vale a dire Carmignano e Poggio a Caiano. Sì, il nostro intento è questo, anche perché ovviamente trovare le risorse per organizzare una gara è molto difficile. Quindi se volevamo vedere di riuscire a mettere insieme le due amministrazioni, se riuscivamo ad avere un aiuto da entrambe, diciamo, fare la partenza qui a Seano, fare un circuito sempre quello classico nel Seano varie volte e con l'arrivo a Poggio a Caiano. La data eventualmente quale sarebbe? Sarebbe il primo sabato di settembre. Quindi una data anche importante, significativa, e quindi auguriamoci allora che non soltanto le amministrazioni comunali ma anche qualche sponsor si avvicini. Sì, sai, gli sponsor è un po' un problema, recuperare dei soldi dagli sponsor, perché già la situazione economica è quella che è, per cui non è facile. Noi ci impegniamo, speriamo di riuscire a organizzarla, perché ci farebbe davvero piacere riportare in questo territorio una bella gara, insomma. Senti, ogni anno una grande firma del giornalismo, c'è stato Gianni Mura, questa volta Marco Pastonesi, anche campioni del pedale, qualcuno ha indossato anche la maglia della Sianese come Marco Giovannetti. Sì, ovviamente la presenza di un giornalista famoso e importante come Pastonesi rende la serata un po' più interessante. E poi abbiamo voluto invitare quei corridori che sono stati alla nascita della squadra, cioè della squadra a livello dilettanti. Il primo anno abbiamo fatto la categoria dilettante è stato nell'84, c'erano Giovannetti, Capocchi, Pagnini, abbiamo cercato di invitare Biasci, abbiamo cercato di invitare loro, in modo di ritrovarsi anche con questi atleti che ci hanno reso grandi, anche perché, insomma, non ci dimentichiamo, Giovannetti ha vinto le Olimpiadi. Prima abbiamo parlato con il presidente della Seanese Big Hunter, vale a dire Marco Fuochi, il quale ha detto il nostro intendimento è quello di coinvolgere le due amministrazioni comunali. Allora noi abbiamo Marco Martini, che è il sindaco di Poggio a Caiano, Stefano Ceccarelli, assessore allo sport del comune di Carmignano. Allora, a che punto siamo in questa costruzione, in questo allestimento della Coppa Burci? Diciamo che ci stiamo lavorando, non è facile, perché comunque alla fine dare via a una corsa dilettantistica non è semplice, bisogna trovare delle giuste sinergie e anche delle giuste disponibilità economiche. Ci stiamo lavorando, questo è un altro passettino verso la realizzazione della corsa, credo che la volontà di tutti è quella di farla e penso che alla fine si potrà raggiungere l'obiettivo, ma comunque l'importante è lavorare seriamente, e questo lo stiamo facendo. Sindaco, vedo una buona partecipazione a questa serata, quindi c'è anche l'entusiasmo, la voglia in tanti sportivi. Sicuramente gli sportivi di Poggio a Caiano e di Carmignano hanno una grandissima passione per il ciclismo, e questo ci spinge anche noi amministratori a cercare di continuare nelle iniziative di sport e di ciclismo, e quindi la Coppa Burci, che storicamente attraversa questi territori, è una corsa di importanza rilevante.
ci auguriamo, ecco, come diceva l'assessore, ci auguriamo di riuscire a farcela, anche perché la volontà ce la mettiamo, c'è una grande volontà da parte di tutti. Il problema di fondo, purtroppo oggi bisogna dirlo, è sempre quello economico, perché i comuni hanno sempre maggiori problemi. Proprio in questi giorni abbiamo avuto le indicazioni dal Ministero della ripartizione dei fondi di solidarietà comunale, che sono estremamente negativi, e quindi ce la metteremo tutta. Ecco, la volontà è massima per cercare di dare al nostro territorio, ai nostri tifosi, questa bella corsa che rappresenta poi anche la storia del ciclismo del nostro territorio. Stefano, l'idea sarebbe poi quella, in caso di svolgimento della gara, di partire da Seano e il traguardo invece a Poggio a Caiano. Sì, diciamo il classico percorso è la Colpa Burci, partenza Seano, arriva a Poggio a Caiano, il Carmignano Messalita, comprendendo anche il giro degli Arrighi di Signa. Ecco, credo insomma si completa tutto il territorio medicio, penso sia la corsa medicia per eccellenza. Credo sia importante, come ha detto bene il sindaco, le difficoltà economiche da parte dell'amministrazione non sono poche, però io credo che la volontà e gli espedienti giusti ce la possiamo fare. Bisogna lavorare e vedere se con la volontà e con le giuste intuizioni ci si la fa arrivare all'obiettivo. Poggio a Caiano, arrivo in via Ardengo Soffici. Certo, ormai l'arrivo storico è in via Ardengo Soffici. Credo che sia importante coinvolgere anche tutte le società ciclistiche che sono qua, perché dobbiamo far sinergia. Oggi non è più possibile avere una frammentazione anche nell'ambito delle società. Quindi su questo credo che dobbiamo lavorare, e ora sapete che appoggio la storica società della Grassi, ovviamente, però mi sembra che l'azienda si stia riprendendo, ho parlato anche con i Grassi, mi sembra siano anche loro molto disponibili, quindi davvero l'auspicio è che mettendoci insieme le amministrazioni comunali e le società tutte si riesca a organizzare questa corsa. Questo è il nostro augurio.